Sì, penso che sul piano tattico abbiamo fatto una buona gara, però abbiamo perso, quindi sicuramente c'è qualcosa che non è andato. Abbiamo concesso poche occasioni, però abbiamo preso gol, quindi purtroppo abbiamo perso. In questo momento a noi servono punti e non possiamo e non siamo soddisfatti della prestazione. Ecco. Simone, una cosa che non sta andando in questo momento, cioè la Lega gioca, produce, arriva sotto la porta, ha trovato anche il gol con Castaldo questa sera, però che cosa manca? Mancano i punti. Sembra scontato, però è vero, perché comunque le prestazioni le facciamo quasi sempre. Entriamo comunque sempre determinati, fino all'ultimo siamo sempre in partita, o per il pareggio o per la vittoria, quindi la squadra c'è. Però è un periodo no e dobbiamo uscirne al più presto. Nel tuo rientro com'è andato? No, sicuramente non sono contento perché abbiamo perso, però sono contento che sono uscito dall'infortunio, quello senz'altro. Adesso cercherò di lavorare per farmi confermare la prossima partita e niente. Simone, adesso c'è una gara fondamentale con la Ternana, perché possiamo dire che è uno scontro salvezza in questo momento. Sì, è un vero e proprio spareggio, quindi per noi è fondamentale vincere, anche perché siamo in casa e dobbiamo sfruttare il fattore campo. Questa classifica però poi alla lunga rischia un po' di, tra virgolette, demoralizzarvi, perché siete lì sotto da un po' di tempo. Sì, però sappiamo che poi basta veramente poco per uscirne, quindi quello neanche più di tanto. Noi in questo momento siamo concentrati nel tornare a vincere, poi sappiamo che basta veramente poco per uscirne magari alla grande. Mister si è arrabbiato in occasione del gol. È normale, quando prendi gol è normale che il mister... Non è la prima volta, magari errori di questo tipo, no? Condizionano poi la partita. Sì, se vai ad analizzarlo, il gol era una situazione veramente leggibile. Io ho sbagliato perché sono andato a saltare con Granoce avendo l'uomo alle spalle e non dovevo farlo, quindi è un gol stupido. Dobbiamo lavorare ancora di più per non concedere queste occasioni.